In ogni contenitore vanno 5.000 vaccini, per cui in un contenitore grande in questa maniera ci vanno 20.000 vaccini. All'interno del contenitore, oltre alle confezioni della Pfizer, inseriremo il ghiaccio secco e le sonde. Le sonde che sono due, una per il tracciamento GPS ed una per la temperatura. Chiuso tutto ermeticamente, per una settimana almeno mantiene la temperatura a meno 80 gradi. Un'alleanza tecnologica tutta italiana per combattere il Covid-19. Si tratta infatti di una rete per la catena del freddo che comprende le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione. Capofila di questa filiera, un'azienda aretina di Subiano, unica realtà in Italia che produce macchinari per ghiaccio a meno 78 gradi, temperatura di conservazione del vaccino Pfizer. A far parte poi di questa rete salvavita, un'azienda di Cuneo specializzata in contenitori isotermici ed una empolese che invece si occupa di sistemi di tracciamento della temperatura. Sappiamo che in Italia verranno creati diversi hub, vale a dire dei centri generali di distribuzione. Quindi sarà necessario avere un rifornimento di ghiaccio secco per consentire appunto il trasporto, dopodiché in ogni contenitore entreranno appunto questi vaccini sotto forma di contenitore della Pfizer oppure contenitori più piccoli immersi nel ghiaccio secco con un monitoraggio della temperatura e della posizione, in maniera che quando arriva una destinazione ci sarà un controllo e una sicurezza su questo. L'alleanza tra queste tre aziende garantirà così in tempi brevissimi le soluzioni tecniche per una corretta gestione della distribuzione e dello stoccaggio dei vaccini anti-Covid. Pensiamo che possa essere utile soprattutto per accelerare i tempi. Ci presentiamo già uniti con un pacchetto che speriamo ci possa consentire di salvare tantissime vite.